vita di Roberto Bettega. Non saprei come definirla, se è un romanzo d'avventura, è un libro drammatico oppure una raccolta di favole. Ma io comincerei dalle favole. E lui nasce come Pulcino di Mario Pedrale, che è stato uno dei maestri di vita e di calcio nel settore giovanile della Juventus. E Roberto a quella scuola cresce pieno di garbo, discreto, e spunta e germoglia molto lentamente, fino a quando acquisisce dei contorni ben definiti. È nato un nuovo campione. Però non c'è spazio nella Juventus, già farcita di grandissimi campioni, e quindi la società decide di mandarlo in prestito un anno alle dipendenze di Nils Lidom, una vecchia volpe calcistica, nel Varese. E ricordo perfettamente che non solo i giornalisti, quindi gli addetti ai lavori, i dirigenti, ma anche i tifosi, ogni domenica venivano al comunale o seguivano la Juventus in trasferta per vedere la squadra del cuore, ma tenevano il transistor incollato all'orecchio per avere notizie da Varese, da dove, con puntualità quasi svizzera, arrivavano notizie sul gol di Bobby Gol e, guarda caso, di testa. Quindi nasce questo nuovo fenomeno del calcio italiano, questo grande campione dotato nel fisico, trattamento della palla eccezionale, e poi il colpo di teatro, il colpo di testa, che lui realizzava con potenza, armonia e coordinazione. Ma nel 71, l'inverno del 71, una domenica abbastanza triste per i colori juventini, Bettega segna un gol decisivo alla Fiorentina. Voi potete guardare alle mie spalle la porta dove Roberto infilò un pallone decisivo. Juventus 1, Fiorentina 0. Ma si trattava di una domenica maledetta. La mamma, la signora Eleonora, la notte aveva sentito questo tossire del suo Roberto con un'insistenza ormai cronica. Fu avvisato il dottor Laneve, il quale fece sottoporre Roberto a una serie di analisi specifiche, e venne scoperto questo male, questa infezione ai polmoni. E qui comincia il dramma di un calciatore che vede interrompere un grande volo durato per 14 partite, arricchito da 10 gol, improvvisamente. Ma qui viene fuori tutto il talento caratteriale di Roberto, il quale lotta contro il tempo, lotta contro il male, aiutato dall'amore di molti tifosi, ma soprattutto dall'affetto di amici e dei suoi genitori che non lo mollano un istante, la signora Eleonora e il signor Raimondo. E Roberto si riprende lentamente. E qui ricomincia la sua seconda vita, fatta di gol, di exploit, di prestazioni sempre ad altissimo livello. Guadagna anche la titolarità nella nazionale, fino ad arrivare addirittura ai mondiali in Argentina, dove segna un gol straordinario dopo un 1-2 con Paolo Rossi, e poi induce Brands a un'autorete che però segnò soltanto il provvisorio vantaggio dell'Italia, che poi fu sconfitta dall'Olanda 2-1, costringendo appunto l'Italia a giocare solo la finale per il terzo e il quarto posto.